Allora ragazzi, buona serata e bentornati a tutti. Siano lodati Gesù e Maria sempre. E Ave Maria. Allora, cominciamo subito la risposta alle domande. La Lilli chiede: buonasera padre, un sacerdote può delegare all'assemblea la recita dell'antifono alla comunione? Ed inoltre è sufficiente la stola sopra il camice per celebrare o la casula è obbligatoria? Grazie. Allora, l'antifono alla comunione, si tratta di delegarla o di non delegarla. Io non sono un esperto liturgista, premesso. Allora, ordinariamente, così come l'antifono all'ingresso, anche l'antifono alla comunione sono gesti che si recitano in assemblea, tant'è vero che sui foglietti della domenica compaiono scritti in neretto, quindi in grassetto, perché appunto si recita il sacerdote con l'assemblea. Non sono elementi essenziali per la Santa Messa. Qualcuno dice, però, ripeto, rimando ai liturgisti, che qualora ci sia un canto d'ingresso o un canto di comunione si possono mettere. Non è una cosa così importante e così essenziale. Quindi, la celebrazione eucaristica ordinariamente si celebra con la casula, quindi con i paramenti integrali, salvo situazioni, come dire, eccezionali o di necessità, tipo caldi torridi, insomma, oppure uno va a fare un campo con i giovani, insomma, ordinariamente sia il celebrante che anche i concelebranti devono avere casula e stola, se necessariamente sotto la casula. Nelle grandi celebrazioni, oppure spesso può capitare, insomma, che i concelebranti possano avere soltanto la stola, ma ordinariamente è prescritta anche la casula, anche ai concelebranti, ovviamente dove è possibile, perché i paramenti sacerdotali sono espressivi, insomma, certamente a livello simbolico di tanti misteri, per cui vanno indossati possibilmente tutti. Lori 0202 dice: buonasera padre, vorrei sapere cosa ne pensa la Chiesa di queste medicine omeopatiche sotto forma di granuli. Perché ci sono teorie che sostengono che ci siano forme di spiritualità, di spiritualismo durante la produzione. La Chiesa non dice nulla su queste cose. Ecco, distinguiamo sempre queste cose qui. La Chiesa, che io sappia, non c'è nessun pronunciamento che parla di queste cose. Sono gli esorcisti, alcuni esorcisti, ad avvertire che in queste pratiche ci possono essere delle controindicazioni negative. Ecco. Quindi dovete approfondire i testi che ne parlano, insomma, che io sappia, insomma, ne ha parlato di queste cose qui. Non mi ricordo se sta nel libro di Padre Amaro, comunque diversi esorcisti avvertono che, adesso non ricordo tutti quanti i nomi di chi sono, di fare attenzione a queste cose qui. Se non ricordo male, l'omeopatia è proprio un opuscoletto, credo che sia stato realizzato da Don Pasqualino Fusco, che ancora esercita il ministero di esorcista nella zona di Caserta, che dava un'ampia rassegna, insomma, su tutte quante queste cose, da cui stare alla larga. Quindi non c'entra niente la Chiesa, c'entrano gli esperti ai lavori, chi li ritiene attendibili, è bene che si attenga alle loro disposizioni. Io, come ho già detto in altre puntate, mi attengo sempre a quello che dicono gli esperti nei campi in cui esperto non sono io, a meno che non abbia dei fondati motivi per distaccarmene. Virginia Stanzione scrive: buonasera, Don Leonardo, desideravo chiedere se il purgatorio è uno stato o un luogo dove si trovano le anime. Virginia, questo non ha grande, grande importanza, perché quando noi come dire, ci proiettiamo e ci orizzontiamo in dimensioni soprannaturali, quindi nello stato di anime separate, quindi dove c'è dopo, non è la stessa cosa di quello che c'è adesso. Per cui è chiaro che un luogo, nel senso di qualche cosa che dove si viva questo stato, certamente possiamo immaginarcelo. Però, se uno legge anche, se lasciamo perdere la Chiesa, però testimonianze di santi e mistici che hanno avuto a che fare con anime purganti, per esempio, ogni tanto le anime del purgatorio vengono mandate ad assistere alla messa sotto gli altari. Quindi c'è da pensare che in quel momento stiano facendo il loro purgatorio sentendo la messa sotto un altare, quindi certamente che ci deve essere
un orizzonte spaziale, però questa è una nostra dimensione, d'accordo? Siamo noi qui che ragioniamo secondo le categorie dello spazio-tempo. Quindi sicuramente il purgatorio è, come è stato descritto, da tradizione dal Magistero della Chiesa. Quindi una situazione in cui l'anima vive la pena del danno e la pena del senso fino a quando non sia completamente purificata. Questo è sicuro, questo qui. Fermarsi troppo su queste cose qui, ecco, è cosa che ha senso entro certi limiti. Io non ho nessunissima difficoltà a, come dire, a concepire il purgatorio come un luogo ben preciso, anche se fosse posto, come lo pone Dante, insomma, come il cono rovesciato alla testa dell'inferno, no? Sopra l'inferno, tra l'inferno e il limbo, insomma, no? Ma non avrei neanche nessuna difficoltà se questa, diciamo, rappresentazione dovesse essere messa un pochino in crisi dalla realtà così come è, ecco, perché ci troviamo dinanzi a situazioni che non hanno a che fare con le nostre categorie di questo mondo. Sì, sono in qualche modo analoghe, perché comunque, però vanno anche oltre. Il gatto io chiede: buonasera padre, volevo sapere un suo parere su il Dia de los Muertos che si celebra in Messico. È una tradizione, no, oppure un altro latinoamericano? Grazie, cara il gatto io di questa cosa non ne ho la più emerita pallidissima idea, quindi non so neanche l'altra volta che lo sento, dicono a Roma sono due, quindi mi dispiace ma non saprei proprio che cosa dirle in merito. Se è una celebrazione analoga al nostro 2 di novembre, religiosa, nulla questio. Quindi anzi è una cosa molto buona, se è una rievocazione misterica degli spiriti tipo Halloween, certamente cosa buona non è. Serena Manino 76 chiede chi era il gruppo che cantava al canto d'ingresso. Un gruppo di fratelli cristiani non cattolici, per essere sincero, non so neanche di che confessione siano, sono molto famosi, fanno concerti da 100.000 persone, che sono gli Hillsong, che hanno un canale YouTube, cantano soltanto in inglese, non so se sono in Australia o in Nuova Zelanda, adesso non mi ricordo. Il gruppo è una band molto molto folta, molto molto numerosa, fanno tutti quanti canti a sfondo sacro, molto belli. Ecco, certamente se uno sente bene le parole si sente la matrice protestante, insomma, quindi non si possono prendere per oro colato, però le musiche sono belle, il complesso, diciamo così, la totalità, diciamo così, dei testi che hanno è bella. Ripeto, specialmente per me che sono sensibile un pochino a certe cose, anche la canzone che abbiamo sentito, se uno ascolta bene alcuni passaggi si capisce che sono propri della teologia luterano-protestante, insomma. Vania Baldan scrive: buonasera Don Aldo, desideravo chiedere come mai alcuni sacerdoti durante la Santa Messa consumano l'intero Eucaristia mentre altri ne mangiano a metà e il resto distribuiscono ai fedeli. Allora, questa è cosa da chiederlo a chi lo fa, insomma, no? C'è qualcuno, insomma, che consuma metà ostia e poi l'altra la spezia e la mette nella pisside. Che io sappia, sempre, non sono liturgista, non credo che ci sia niente di contraindicato, è cosa del tutto indifferente, quindi non, che io sappia non ci dovrebbero essere controindicazioni sostanziali. Cristina Bianco chiede: buonasera padre, ci dia qualcosa di più sulla corona dei 100 requiem, ci sono indulgenze specifiche per le anime purganti? Grazie. Che io sappia la corona dei 100 requiem non rientra, non ha indulgenze. E almeno non sta nell'enchiridion delle indulgenze, non ricordo se ha annesse le indulgenze. Sto un attimo al volo online. Comunque la corona dei 100 requiem è una devozione che si fa per le anime del purgatorio. Ogni eterno riposo, anche uno solo, anche un solo requiem c'ha l'indulgenza parziale, insomma, quindi basti sapere questo è sicuro, questo qui, d'accordo, perché la sappiamo, insomma, dalla Chiesa. Se sia indulgenziata la preghiera io non lo so, questa viene dalla Beata, questo lo ricordava, Anna Maria Taigi, e questo sì, c'è tutta una serie di formule che vengono recitate prima di ogni decina,
Vediamo se in fondo, non, che io sappia, non ci sono concessioni di indulgenze plenarie, insomma, quindi non. Però certamente viene da una beata, sì, poi sono tutti quanti eterno riposo, con una preghiera approvata dalla Chiesa, quindi non c'è assolutamente nulla di male, ma molto di bene a recitarla, insomma. Ianto Ernesto scrive: Don Leonardo, buonasera, volevo sapere in che cosa consiste indossare lo scudo del Sacro Cuore di Gesù. E se si deve indossare per forza, si può portare semplicemente in tasca. Amen. Allora, lo scudo del cuore di Gesù, io sinceramente non so che cosa sia, ecco, se è un oggetto devozionale, sicuramente non rientra in quelli classici, diciamo così, tipo medaglia miracolosa, insomma, ci sono delle immagini del Sacro Cuore, alcune sono anche sugli scapolari, perché tra le promesse del Sacro Cuore, questo lo ricordo bene, Gesù desiderava che la sua immagine fosse esposta nelle case e anche portata addosso. E cosa sia esattamente questo scudo del Sacro Cuore, mi dispiace, questa sera, adesso la prossima volta ci sarà una una defaillance di presenze, ma sinceramente non so esattamente che cosa sia, quindi se la persona manda una foto, insomma, oppure specifica ulteriormente. Comunque, tutti quanti gli oggetti di devozione, se rappresenta in qualche modo il Sacro Cuore, può essere benedetto e può essere portato addosso, insomma. Poi addosso, in tasca, insomma, ognuno tratta queste cose secondo la propria coscienza, insomma, no? Quindi dove il cuore gli dice di farlo. Serafino G dice: buonasera Don Leonardo, cos'è la confessione generale, come quando andrebbe fatta? Allora, anzitutto Serafino F G, se vai sul mio canale YouTube troverai almeno 30 catechesi sulla confessione generale, proprio cliccando il tag confessione generale. La confessione generale è la confessione dei peccati commessi in tutta la vita, di tutti quanti i peccati gravi commessi in vita, di cui si prende coscienza a seguito di un approfondito esame di coscienza, che per una confessione generale generalmente non dura 5 minuti, può durare anche giornate, settimane, si può volere anche un mese per preparare la confessione generale, eccetera. E va fatta, per esempio, il sacerdote la fa prima dell'ordinazione sacerdotale, e caldamente raccomandata, così come un religioso prima della professione religiosa. Una coppia di sposi farebbe molto bene a farla prima del matrimonio. Chi vuole cominciare un cammino serio di santificazione deve certamente, se è opportuno, questo lo mostra San Francesco di Sales proprio nella prima parte, nella primissima parte della Filotea, che è l'antico manuale del santo laico, chiamiamolo così. Dice: non inizia un cammino di santità che non ha fatto la confessione generale, quindi specialmente in considerazione del fatto che ordinariamente, prima che non si faccia un'esperienza profonda di fede, generalmente le confessioni sono fatte abbastanza all'acqua di rose, quindi difficilmente una persona che non si sia ben preparata e abbia fatto questo gesto ascetico può dire di aver confessato tutti e bene i peccati che ha commesso. Quindi è uno degli atti, a mio avviso, ascetici più importanti di tutta quanta l'esistenza. Va preparata bene e va fatta molto molto bene. Tutto il resto, se vuole approfondire, Serafino G, le ripeto, vado sul mio canale YouTube, e buon ascolto e buon divertimento. In senso buono, ovviamente. Fra Franci 65, buonasera padre, dopo 4 anni di cammino di conversione, tutta casa, chiesa e gruppi di preghiera, mi sono catapultata nel mondo del lavoro. Senza averlo cercato, non andrò a messa tutti i giorni, mi aiuti. Allora, Francesca, fra Franci, innanzitutto niente domande personali, questo va dal suo confessore, va dal suo padre spirituale, e prospetta e parla di questa nuova realtà. Ecco, quindi nella vita dobbiamo fare la volontà di Dio, quindi se quello che sta vivendo è volontà di Dio, se la volontà di Dio impedisce di andare a messa tutti i giorni, a messa tutti i giorni non si va. Ecco, quindi se ci fossero dei sistemi o dei modi, sono cose da affrontare nei propri personali dialoghi spirituali con il confessore o con il padre spirituale, o comunque con sacerdote prudente e accorto, ma non in pubblico su Instagram. Abbia pazienza, fra Franci, che ricordo sempre qui domande non personali,
né attinenti alla sfapnemia né vostra. Ecco, quindi domande generali e dottrinali. Caro Don Leonardo, volevo chiederle perché durante la liturgia della parola, scrive Venia Baldan, si sta seduti mentre il Vangelo ci si alza, seppur si tratta di parola di Dio. Sì, ma la parola di Dio dell'Antico Testamento è stata mediata da esseri umani, quindi è parola di Dio perché è scrittura ispirata, ma è stata mediata da esseri umani. È la parola del Nuovo Testamento, o meglio del Vangelo, non del Nuovo Testamento, è stata pronunciata dal Verbo di Dio fatto carne. Quindi i Vangeli riportano fedelmente ciò che Gesù ha detto e ha fatto. E quindi, in segno di rispetto per il Verbo di Dio fatto carne, si sta in piedi durante la proclamazione del Vangelo. Yurley GM, buonasera Leonardo. Cosa può nocere la castità coniugale e soprattutto offendere Dio nel matrimonio, a parte l'adulterio, la chiusura alla vita o la fecondazione? Allora, l'adulterio, la chiusura alla vita o la fecondazione e l'inseminazione sono delle offese gravi alla santità del matrimonio, e offende la santità del matrimonio anche il vivere disordinatamente e la sessualità all'interno del matrimonio, perché la Chiesa nella Gaudium et Spes parla degli atti coniugali come gli scambi di amore che gli uomini, che le coppie si danno in modo, attenzione ai termini, onesto e umano. Quindi la Chiesa ha sempre un linguaggio sobrio, per cui non potendo evidentemente scendere in particolari che sono abbastanza scabrosetti, parla in questo termine, quindi cioè la sessualità da vivere nel matrimonio è quella sessualità, per farsi capire, insomma, che comporta quell'incontro amorevole e affettuoso compiuto appunto in modo umano, quindi come lo fanno gli esseri umani, non come lo fanno gli animali. Qui si cerchi di capire nel dettaglio, e quindi quegli atti da cui ordinariamente potrebbe nascere una vita. Quindi altri generi, diciamo così, di attività, non saprei come meglio definirle per mantenere una certa sobrietà di linguaggio, anche all'interno del matrimonio non sono lecite, d'accordo? Non è che per il fatto che sia marito e moglie tutto diventa lecito, non è così, ecco. Poi con il proprio confessore, con il proprio padre spirituale, uno ci fa due chiacchiere e se vuole dice: senta un po' padre, mi fa bene tutto quanto, bene la situazione, e si può fare tranquillamente. Per chi vuole capire e può capire, quello che ho detto è già più che sufficiente per comprendere bene alcune cose. Anche su questi argomenti, tuttavia, chi volesse approfondire troverà sul mio canale YouTube diverse catechesi di approfondimento in merito. Chiara Leonilde scrive: buonasera Leonardo, Gesù disse a Luisa che le anime purganti possono ricevere suffragi solo se hanno fatto la sua volontà, quindi le indulgenze per l'era non valgono sempre. Allora, questa frase che Gesù ha detto a Luisa io non ce l'ho presente e non la ricordo. Allora, le indulgenze plenarie certo che non valgono se non ce l'ho. Allora, noi sappiamo, come tutte le cose, ciò che vale da un punto di vista oggettivo. Allora, ma io non so né se un'indulgenza plenaria la prendo come plenaria per me stesso, numero uno, perché non posso avere la certezza di avere il distacco né di stare in grazia di Dio, uno, nessuno può esserne sicuro, e nemmeno di avere il requisito fondamentale per ricevere un'indulgenza come plenaria, che è il distacco dell'affetto dal peccato anche veniale. Fare un'opera indulgenziata come indulgenza plenaria per un'anima del purgatorio, noi la facciamo, però noi non possiamo essere assolutamente certi che il nostro Signore gliela faccia immediatamente arrivare come indulgenza plenaria, perché dipende da tante circostanze, da tanti fattori che soltanto la divina sapienza può discernere e giudicare. Questo non vuol dire che smettiamo di farlo, ecco, o che dubitiamo della sua efficacia, ma tutto ciò che attiene alle circostanze soggettive delle persone noi non possiamo assolutamente
giudicarlo. Non possiamo né sapere se la persona sta in purgatorio, né se sta all'inferno, se sta in paradiso, né quanto tempo. Cioè, io quando sento dire ai funerali: ah, questa è volata al cielo, dico: ma che c'è il filo diretto con lo Spirito Santo? Chi te l'ha detta questa cosa qua? Noi non possiamo dire cose di questo genere. Cioè, la Chiesa, prima che finisce il processo di canonizzazione, ci mette 20 anni, ci mette. Muore uno, arriva al funerale, questo è volato al cielo. Ma dico, ma a volte mi sembra proprio, cioè, cadere nella mancanza di buonsenso, no? Quindi, come si fanno a dire queste cose qui? Quindi, certamente le opere, da un punto di vista oggettivo, sono opere che funzionano da un punto di vista oggettivo, ma da un punto di vista soggettivo, poi ci pensa il nostro Signore. Laura Carenzi 1 dice: buonasera padre, qual è stata la prima apparizione della Madonna approdata dalla Chiesa? Ah, io sinceramente questa cosa non saprei dirla con certezza, questo ci vuole un esperto di storia delle apparizioni mariane. Tra le grandi apparizioni, quindi le più famose, una delle più antiche, che è quella da cui comincia tra l'altro il mio libretto sulle apparizioni di Maria, è Guadalupe. Guadalupe certamente oltre 500 anni fa, quindi è certamente tra le più antiche. Non so, non posso affermare con certezza che sia stata la prima grande apparizione ad essere ufficialmente approvata dalla Chiesa. Quindi questo occorre un grande esperto non soltanto di Mariologia, ma di apparizioni mariane. Marco Tinelli dice: buonasera Don Leonardo, a volte mi chiedo come facciano Adamo ed Eva ad essere beati in paradiso pur sapendo di avere un peso così immenso come il peccato originale. Marco Tinelli, allora queste sono domande che non ha senso porsi, d'accordo? Adamo ed Eva sono beatissimi in paradiso come tutte quante le anime beate, perché ciò che è stato e che è stato perdonato da Dio in paradiso non disturba la beatitudine. Ecco, questo è quello che è bastante e sufficiente sapere. Ecco, poi le circostanze concrete, particolari, ecco, non c'è dato di poterle conoscere. Irescla 30 scrive: buonasera Don Leonardo, volevo chiederle se si vuole fare la comunione ogni giorno, come fare se si hanno brutti pensieri durante la giornata e che non si vuole un confessore 24 ore su 24. Numero uno, questa cosa è da parlarne con il confessore, e bisogna specificare che tipi di pensieri sono e anche la dinamica con cui compaiono, d'accordo? Perché un pensiero non è ipso facto un peccato. Sant'Alfonso diceva che sono peccati non i mali pensieri, ma i mali consensi. Quindi bisogna poi anche capire da che cosa dipende questa cosa qui. Quindi questo è necessaria una conoscenza diretta della persona, facilmente insomma il sacerdote capisce chi c'ha davanti e quindi da che cosa possono dipendere queste problematiche e se si tratta di problematiche che vadano in qualche modo ad incidere sulla possibilità di accostarsi quotidianamente alla Santa Comunione. Galipolizza scrive: se un credente non crede un'apparizione della Madonna riconosciuta dalla Chiesa, per questo può essere fuori dalla Chiesa o non so, scomunicato? Assolutamente no. Allora, un credente, anche un'apparizione riconosciuta, come tutto ciò che attiene all'argomento rivelazioni private, questo sia ben chiaro per tutti, non obbliga nessuno a crederci, d'accordo? Né ad agire di conseguenza. Quando un'apparizione o una rivelazione privata è riconosciuta, quindi approvata dalla Chiesa, quello che non si può dire è non è vero, è falso, perché sarebbe un atto di prevaricazione nei confronti della Chiesa che ha detto che è vero. Ma se uno vuole dire sarà vero quanto mi pare, ma mi basta il credo che recito la domenica a messa, un fedele cattolico ha la perfetta libertà di poterlo fare. Quindi, per carità, fuori dalla Chiesa, scomunicato, insomma, queste sono cose. Ci vogliono ben altri tipi di problematiche che non quello, diciamo così, di non voler dare adito ad un'apparizione o rivelazione privata. Questo è un aspetto. L'altro aspetto certamente è che non bisogna essere. Questo è così, come io vi ho detto, quindi questo non si tocca. Ecco, tuttavia, che ci sia questa disciplina non autorizza
ipso facto ad avere un atteggiamento, come dire, di sufficienza, a mio avviso, di disprezzo nei confronti delle apparizioni e delle rivelazioni private. Perché se il Signore le manda e le dona alla Chiesa, il Signore non fa cose inutili. Quindi è chiaro che nessuno può essere obbligato a crederci. Come disse Santa Bernardetta a Lourdes, la Madonna mi ha detto di dirvelo, non di farvelo credere. Va bene. Però, ecco, siccome Dio, ripeto, non fa cose inutili, come dire, disattenderle con sufficienza, diciamo così, con quell'aria un pochino di superbia, certamente, ripeto, è una cosa che non comporta nessuna scomunica o nessuna essere fuori dalla Chiesa, però comporta certamente una responsabilità in coscienza, insomma, no? Perché il nostro Signore o la Madonna non è che danno queste cose così perché non hanno niente da fare o perché fanno cose inutili. Se lo fanno è perché capiscono che di quella cosa, in quel dato momento storico, per quella certa situazione che c'è in quel momento, è cosa, se non necessaria, quantomeno molto molto utile. E quindi disattenderla con sufficienza non è, a mio avviso, cosa buona. Rosario Scapolatiello chiede: Ave Maria, Don Leonardo, seguo spesso il suo QNA. Che cos'è il QNA? Non conosco questo termine tecnico. Comunque, ok. In molti chiedono di riparare per i loro defunti dopo la loro dipartita. Dalle sue catechesi e dalla testimonianza di Gloria Polo si evince che cosa buona pregare per la salvezza dei propri cari quando sono ancora in vita, seppur lontani da una vita di grazia. Può spendere due parole al riguardo. Allora, per i defunti, cioè, riparare per i defunti è cosa buona e giusta, nel senso che si possono offrire anche sacrifici per le anime purgatorie. Questo l'hanno fatto fior di anime sante, insomma, cioè Santa Margherita Maria la Coque faceva delle penitenze allucinanti per le anime del purgatorio per risparmiargli la sosta della durata in purgatorio, insomma, gli apparvero milioni di anime a ringraziarla perché grazie ai suoi sacrifici li aveva liberati dalle anime da purgatorio. Edvige Carboni, che è stata recentemente beatificata da Papa Francesco, è stata un'altra grande anima devotissima delle anime del purgatorio, ha fatto penitenze su penitenze per le anime del purgatorio. Quindi, ma io questo l'ho sempre detto nelle catechesi, quindi non credo proprio di non aver detto una cosa di questo genere, quindi non capisco che cosa possa intendere. Certamente ciò che noi facciamo per un'anima che è defunta non gli cambia la situazione, cioè se un'anima è dannata, posso tutte le penitenze che mi pare, ma quell'anima all'inferno rimane. Però se quell'anima è purgante, se io gli offro un sacrificio, un digiuno per un'anima del purgatorio, certo che gli arriva. Questa è la comunione dei santi. In vita posso anche pregare per la conversione delle persone, perché fino a quando c'è la vita è possibile convertirsi anche se una persona è cattiva. Quindi quello che non si può ottenere dopo la morte è la conversione. Quindi se uno sta all'inferno, l'inferno rimane. Ecco, ma come dire, l'abbreviazione del purgatorio, come non si può? La riparazione dei peccati fatti da quelli, come non si può? È un'opera di grande misericordia, quindi non solo che si può, ma è un'opera di grande misericordia. Galipolizza scrive: quando il Signore viene riposto nel tabernacolo dopo la comunione, molti si alzano e rimangono in piedi fino alla sua chiusura. È un comportamento corretto. Ma dopo la comunione, Galipolizza, chi ha fatto la comunione, è bene che stia in ginocchio, quindi non seduto ad alzarsi. Se qualcuno sta seduto perché non si è fatto la comunione, certamente è cosa molto buona, in segno di rispetto, almeno alzarsi, insomma, ecco. Quindi certamente è una cosa buona. Magda Axel scrive: buonasera padre, quale potrebbe essere il risvolto di pregare per le persone che non ci amano? Finirà mai questa persecuzione che continua più di 1.000 anni? Allora, non ci sono grossi risvolti. Gesù nel Vangelo ha detto: amate i vostri nemici perché
pregate per i vostri persecutori e per quelli che vi trattano male. I risvolti non sono altro che fare quello che ha fatto il nostro maestro, che ha amato i suoi nemici, cioè noi, ha pregato per quelli che lo perseguitavano, cioè noi, per quelli che erano causa della sua morte, cioè noi, e ha invitato i suoi discepoli a fare altrettanto, perché un discepolo non è più grande del suo maestro, né un servo più grande del suo padrone, né un apostolo più grande di chi lo ha mandato. Quindi se questo ha fatto lui, questo dobbiamo fare anche noi, onorati, ecco, di poter in qualche modo ricalcare le sue orme. Cioè, chi ci fa del male, chi ci perseguita, chi ci calunnia, chi ce ne dice un sacco una sporta, chi ci fa dietro le maldicenze, chi ci toglie l'onore, eccetera, eccetera, sono i nostri migliori amici. Così dicevano i santi, insomma, no? E sono le persone che devono essere più a cuore alla nostra personale preghiera. E se sappiamo chi sono, quando le incontriamo devono essere quelli che trattiamo meglio di tutti, se sappiamo chi sono, perché a volte abbiamo dei detrattori o dei persecutori o dei calunniatori occulti, ecco, che non sappiamo chi sono. Ma se sappiamo poco chi sono, quelli vanno trattati con doppio onore e con doppio amore. Se vogliamo essere figli, come dice Gesù nel Vangelo, del Padre Celeste che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, e discepoli di Gesù che ha amato i cattivi, si è tenuto quel canchero di Giuda Iscariota per 3 anni con sé senza cacciarlo via, gli ha lavati i piedi nell'ultima cena, lo ha consacrato come tutti gli altri 12 apostoli, non solo sacerdote ma anche vescovo, gli ha fatto fare la prima comunione, si è lasciato baciare nel Getsemani e dopo il bacio ha detto: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. E se fosse andato a chiedere perdono sul Calvario, lo avrebbe tranquillamente e con tanta gioia perdonato. Quindi, dinanzi a un esempio di questo genere, non abbiamo possibilità di fare altro, figlia mia cara, se vogliamo certamente essere discepoli del Signore. Smith Stingary dice: Padre Amort rivela che l'inferno non è stato creato da Dio bensì da Satana, quindi il demone addona i suoi tesori in terra per poi essarti per tutta l'eternità. Allora, creato è termine da non utilizzare per l'inferno, perché il diavolo non crea, d'accordo? Il diavolo ha costruito l'inferno, d'accordo? Dice, se vogliamo usare un termine, è come se uno facesse una casa, d'accordo? Una casa degli orrori, ma una casa degli orrori anche qui in questo mondo non è che si dice che uno la crea, perché usa gli elementi che esistono, usa i mattoni, usa la calce, usa il cemento armato, usa il legno per fare finestre, queste cose qui, no? Quindi, detto, fatta questa precisazione, però è certamente verissimo, ecco, che l'inferno è il luogo prodotto dalla perfidia di Satana e, diciamo così, lì dove lui esercita il suo impero e il suo potere, ecco, sulle anime che glielo hanno consentito, perché ricordate che il diavolo non ha nessun potere su chi non si consegna nelle sue mani con il peccato mortale, d'accordo? Il diavolo ha tanto potere sulle anime quanto la nostra stupidità glielo dà. E nessuno si offenda se uso il termine stupidità, perché è una cosa da più da idioti che esiste. Il diavolo non c'ha tesori in terra, il diavolo c'ha sterco in terra, perché i beni che il diavolo propone li ha proposti anche a Gesù, che sono le 3 S: sesso, soldi e successi, o se si preferisce le 3 P: potere, piacere e possedere, ma tanto sempre la stessa immondizia è. Sono cose che fanno letteralmente vomitare, se uno ci pensa bene, perché sono piacerucoli effimeri e bassi, insomma, proprio, cioè, come fa un essere umano che, se c'ha un minimo di buon senso, non dico neanche di umiltà, di rendersi conto del nulla che è, a desiderare di essere adorato, di essere venerato, di avere il potere o di esercitarlo il potere? Io, se potessi, me ne andrei in un aereo, resterei lì per tutta quanta la vita e mi asterrei molto volentieri anche da quel pochissimo, diciamo così, potere, ma comunque sono un sacerdote, un parroco che ho, ne farei molto volentieri a meno.
I soldi non ne parliamo proprio, insomma, dello sterco che hanno, insomma, delle dinamiche, insomma, che attirano, e il sesso proprio, stendiamoci proprio un velo pietosissimo, insomma, no? Sulla bassezza e la fugacità di queste cose, insomma. Chi ha conosciuto un pochino, tanto così, di vita spirituale ordinaria, non straordinaria, guarda queste cose, certamente tutti possiamo essere tentati, ma con sovrano disprezzo proprio. Quindi il diavolo c'ha questa immondizia, certamente questa è roba sua. Certo che dà questa roba sua perché poi chiede in conto l'anima. Perché tutti quanti quelli che fanno la volontà del diavolo e che si consegnano a lui, queste cose ce l'hanno. Gesù ha detto nel scritto nel Vangelo: ci guarda che queste cose sono state date a me, io le do a chi voglio. Basta che prostrandoti mi adorerai. Ci ha provato pure con Gesù e Gesù ci ha sputato chiaramente sopra, no? Come dobbiamo fare anche noi. Perché se noi imparassimo a sputare sopra queste monnezze del diavolo, ecco, saremmo molto molto più felici e lui ci avrebbe molto molto meno potere, perché il diavolo è forte con i deboli e deboli con i forti, è grande con i piccoli e piccolo con i grandi, quindi ecco, non è in se stesso temibile, ecco, ma deve essere temuto soltanto da chi non è in grazia di Dio, non vive nell'amicizia con Gesù e non è fermo e risoluto nel resistere alle sue lusinghe e tentazioni, insomma. Ma fino a quando una persona non gli dice amen con un peccato fatto bene, il diavolo non ha potere su di noi. La dinamica per cui si va all'inferno non è che Dio ci manda qualcuno all'inferno, La Chiesa insegna che va all'inferno chi muore in stato di peccato mortale senza essersi pentito. E perché va all'inferno? Perché quando una persona sta in stato di peccato mortale, appartiene al diavolo, il diavolo lo ha vinto portandolo dalla parte sua. E se questa situazione si cristallizza con la morte, il diavolo non fa altro che prendersi quello che gli appartiene. E Dio questo qui non lo impedisce. Perché? Perché il diavolo ha vinto la sua battaglia. E quello sciocco essere umano che è stato sempre guidato da Dio per fare il bene in tutti i modi possibili, richiamato fino alla fine ha detto amen al diavolo. Quindi se ne va lì dove liberamente ha deciso di andare e il diavolo si prende quello che è suo perché gli appartiene. Ma gli appartiene non perché l'ha rubato o fatto un'ingiustizia, ma perché quello sciocco si è consegnato nelle sue mani con frase libera e volontaria. Allora, Para Olga 7 scrive: buonasera, Don Leonardo, è vero che i nostri rancori e non perdonare trattengono l'anima in purgatorio? Non capisco in che senso, l'anima di chi? Quindi deve specificare gentilmente meglio la domanda perché non capisco molto bene. Rosy Biffi dice: buonasera a tutti, Don Leonardo, riguardo al sinodo dell'Amazzonia non si è capito granché, visto che su tre consacrati partecipanti hanno detto tre cose diverse. Hanno pubblicato qualche documento. Allora, non erano tre consacrati, insomma, al sinodo dell'Amazzonia c'erano un bel po' di padri sinodali, quindi non so da dove tira fuori questi tre consacrati. Hanno pubblicato il documento finale del sinodo, quindi il sinodo comincia con un instrumento laboris su cui discutono. E poi alla fine vengono votate alcune determinazioni, penso che tutti sanno, insomma, quelle che sono più calienti, queste cose che certamente adesso sono sottoposte al giudizio del Papa, perché non diventeranno in nessun modo operative, né in un modo né in un altro, fino a quando il Papa non dirà si fa così. Ecco. E quindi allo stato attuale c'è semplicemente il documento finale che contiene delle cose che tutti sanno, insomma, su cui è più che lecito, come dire, avere delle riserve, anche molto molto serie, anche molto molto forti, su una sembra che la Santa Sede stessa abbia già chiuso le porte, ma mi sembra, insomma, tipo il diaconato delle donne, insomma, almeno fino a quando studiavo io tutti sapevano, insomma, che le cosiddette diaconesse di cui si parlava nella Chiesa antica non erano persone, donne a cui era conferito il primo grado dell'ordine sacro, ma erano
Per far capire, erano un po' come le assistenti donne alle vasche di Lourdes, perché c'è stato, perché quando si faceva il battesimo per immersione, che veniva fatto così come si fa il bagno nelle vasche di Lourdes, quindi la stessa immersione veniva fatto come nostro Signore ci ha creato, se c'era una donna doveva spogliarsi e coprirsi con un telo, come succede nelle vasche di Lourdes o di Corle Valenza. E evidentemente per fare questo servizio non poteva andarci un maschietto per ovvie ragioni, ci andavano le femminucce. E questo servizio veniva chiamato diaconia, ma non perché il termine diaconos in greco non è soltanto il diacono ordinato, ma è anche chi svolge un servizio. Io quando studiavo era pacifico, che era stato ampiamente dimostrato che quando si parlava di diaconesse, l'unico senso era questo, ma che non c'è mai stata una donna che ha ricevuto nessun grado dell'ordine sacro, perché è riservato per volontà di Dio agli uomini. Il problema del celibato ecclesiastico invece è un problema non di diritto divino, d'accordo? Quindi non è né che attiene alla sostanza del sacramento, perché sappiamo tutti quanti che ci sono alcuni riti anche nella Chiesa cattolica in Oriente che hanno il clero uxorato, ma la Chiesa latina questa cosa qui non l'ha mai in nessun modo accettata né voluta. E sia Paolo VI, la bellissima sacerdotale Celibatus, che è un capolavoro, d'accordo? Insieme all'Umane Vitae e alla Mysterium Fidei, sono tre encicliche stupende, d'accordo? E anche San Giovanni Paolo II ha parlato molto chiaramente su questo tema, cioè che non è possibile nella Chiesa Latina aprire a un eventuale clero uxorato. Quindi io auspico che le richieste non abbiano un seguito. Tu dici, ma sì, ma facciamo l'eccezione circoscritta a quel luogo. Allora, numero uno, a mio modestissimo avviso, è comunque un cedimento allo spirito del mondo. Ma poi non vorrei che, come sempre, le eccezioni sono state fatte, perché dall'eccezione poi sarebbe subito la regola. Perché se crei un precedente, a mio avviso, si instaurerebbe subito una situazione di estremo pericolo, d'accordo? Perché creato il precedente, poi se qualche conferenza episcopale o qualcun altro comincia a battere i piedi perché nella sua zona non ci stanno i preti e vuole fare qualche altra cosa, diventa una situazione che sfugge dal controllo. Detto questo, anzi, prima di dire questo, qui stiamo parlando da persone libere, perché si può discutere, hanno discusso anche al sinodo, insomma, ecco, detto questo, cum ecclesia, in ecclesia e sub ecclesia, sempre, d'accordo? Quindi, perché se qualcuno si prenderà la responsabilità di mettere in giro una legge di questo genere, se ne prende la responsabilità davanti al Padre Eterno, ma non è che nessuno si mette a fare il matto, a fare la rivoluzione, o esce dalla Chiesa, o fa gli scismi, o può stupirarci di questo genere qui, Quindi, questo non esiste, questo qui, d'accordo? Non esiste. Sono state fatte, a mio avviso, queste sono norme disciplinari, queste qui non sono norme. Le norme disciplinari sono evidentemente fallibili, cioè possono essere e rivelarsi all'esame dei fatti inopportune. Io non è un mistero, ma lo dico, e lo dico osservando la legge attuale della Chiesa. Io personalmente non ho mai guardato con favore la pratica della comunione in mano, mai. D'accordo, adesso fior di cardinali, insomma, anche studiosi ci hanno fatto degli studi, ha fatto un bellissimo libro con Federico Bortoli, insomma, ci ha fatto la tesi dottorale, insomma, dove ha fatto un discorso veramente straordinario sulla comunione in mano, cioè, quindi, però io questo è quello che penso. La disciplina della Chiesa attuale concede questa facoltà, per cui io non lo consiglierò mai a nessuno, ma se un fedele si presenta debitamente disposto a prendere la comunione in mano, io devo, in quanto sacerdote, non posso fare altro, e rispettare la legge della Chiesa. Evidentemente non me la prendo io la responsabilità di questa cosa, ma se la prende la coscienza del fedele e la coscienza di chi ha votato perché in Italia questa cosa entrasse, e il Santo Padre che ha concesso questa concessione, capito? Quindi, cioè, ma questo non vuol dire che siccome c'è questa cosa mi metto a fare il matto e me ne vado alla Chiesa Cattolica, insomma, no? Quindi mi raccomando, insomma, no? Ecco, quindi si abbia sempre questo sensus profondamente ecclesiale, ecco, che si parla delle cose, si è liberi, evidentemente,
di esprimere dei pareri, che si rimarrà liberi di esprimere anche qualora le decisioni dovessero andare contro il nostro parere, perché esprimere un parere non è peccato, d'accordo? Perché una legge disciplinare potrebbe non essere gradita al Signore anche se sia vigente, questo non deve, cioè, capito, non deve, potrebbe. Ci vuole sempre un grande garbo, una grande moderazione, una grande umiltà nel proporre le nostre posizioni e non farle sempre calare come oro colato. Si argomenta, si discute, si cerca di dimostrare i fondamenti della propria posizione senza andare a fare pandemoni o cose esorbitanti, insomma, no? Ecco, quindi tenendo sempre presente che alla cura della Chiesa e al suo bene il preposto principale è Domine Dio. Per cui se una cosa proprio lui non vuole per nessuna maniera che entri, faccia qualcosa per non farla entrare lui. Se la fa entrare perché la vuole e magari io mi sto sbagliando pensando che non la voglia, benissimo. Se pur non volendola la fa entrare perché lo permette per i suoi disegni, se l'ha permesso per i suoi disegni, l'ha permesso per i suoi disegni, quindi si sopporta, si va avanti fino a quando questa permissione rimarrà e il nostro Signore non deciderà di eventualmente revocarla. Spero di essere stato chiaro, insomma, nell'affrontare queste problematiche. Buonasera padre, scrive Anna Di Lorenzi, è più grave la superbia e l'orgoglio oppure un peccato carnale? Ma la superbia e l'orgoglio sono due vizi, evidentemente la superbia è il primo vizio capitale, la lussuria è il terzo vizio capitale, quindi in quanto tali la risposta è già insita, come dire, perché come per i comandamenti sono tutti importanti, ma il primo è più importante del decimo, i vizi capitali sono tutti importanti, ma la superbia e l'avarizia sono i primi due, la lussuria è il terzo. Ecco. Detto questo, però, il peccato carnale, la tradizione, i santi, tutti quanti, insomma, hanno sempre parlato con una certa preoccupazione, perché non è il peccato più grave, ma è il più diffuso. Quando viene commesso, essendo una cosa molto molto fisica ed essendo che, almeno fino a qualche tempo fa, oggi insomma questo non può essere molto molto dato per scontato, però si sa che atti impuri sono cosa non gradita al Signore, quindi raramente chi commette un peccato carnale è scusato da peccato mortale. Ecco, perché mentre certe forme di orgoglio e di superbia uno magari le può assumere senza neanche rendersene conto, certamente se fa un atto impuro che ha commesso un atto carnale sicuramente conto se ne rende, insomma. Ecco, quindi la fattispecie non è come sempre così immediata, perché bisogna circostanziarla. È chiaro che la superbia è il peccato di Lucifero, quindi non c'è niente che Dio odi di più, perché Dio il peccato lo odia, il peccatore no, ma il peccato sì, quanto la superbia, questo è chiaro, questo qui. Spero anche qui di essere stato abbastanza chiaro. Voluntas tua. Come si deve recitare un rosario per essere gradito alla Madonna? Si può essere riverenti non volendo? Se lo ascoltiamo recitandolo col telefono vale. Il rosario si deve recitare secondo la modalità con cui si deve recitare. Si fa il Padre Nostro, c'è il Credo, si fa il Segno della Croce, c'è il Credo, il Padre Nostro, tra Ave Maria, i Cinque Misteri, e la Salve Regina, la preghiera secondo l'intenzione del Papa e le Litanie, cercando di metterci un pochino di attenzione. E se lo ascoltiamo recitandolo col telefono, va a questi termini, vale, cioè. Se uno ha bisogno, perché non può tenere il rosario in mano, perché sta in autobus, credo che si avvale, oggi ce li abbiamo, dei podcast, degli MP3, c'è anche un podcast mio, insomma, dove mi chiesero poco tempo fa, dice, puoi fare il rosario in latino e lo metti a disposizione, c'è un podcast, la raccolta delle preghiere degli MP3, dove ci stanno i rosari in latino, a volte li uso pure io, perché se sto lavando i piatti e non vado a dire un rosario e non posso tenere in mano la corona perché sto a lavare i piatti, mi aiuto con un supporto audio, quindi certamente che si può fare. Tiziana Rava,
scrive: buonasera Don Leonardo, oltre allo scapolare del Carmelo portato addosso si può mettere una medaglietta nella corona del Santo Rosario e baciarla, e perché no? Grazie Ave Maria. I baci agli oggetti sacri e sacramentali, i baci al rosario, i baci alle medagliette, questo sì, nell'attuale Inquiridium Indulgentiarium hanno l'indulgenza parziale. Ogni volta che si dà un bacio a una statua, a un'immagine della Madonna, a una medaglia miracolosa, soprattutto al crocifisso, alle piaghe di Gesù crocifisso, insomma, e lo sappiamo questo, che ci sono anche dei gesti, uno è liturgico per antonomasia, perché il Venerdì Santo c'è l'adorazione alla croce, dove si va in processione ad adorare la croce e baciare il crocifisso. Questo è proprio liturgico al 100%, e poi c'è un gesto che è entrato nella liturgia, però anche se ha natura devozionale, nel senso che non è proprio un gesto liturgico in senso stretto, che è il bacio a Gesù bambino, che si può dare il giorno dell'Epifania. Io per esempio, tanto male non ci fa, do al termine delle messe di Natale, anche consento insomma ai fedeli di avvicinarsi all'altare, lo prendo in bacio a Gesù bambino e dare un bacetto a Gesù bambino, insomma, quindi sono cose certamente molto buone e santificanti. Massimo Melia: come cattolico posso non essere d'accordo con la decisione di tenere le statuine amazzoniche in quella chiesa vicino al Vaticano. Allora, su queste cose certamente uno può il diritto di avere delle convinzioni, delle opinioni personali, insomma, cioè nel cristianesimo, il cristianesimo è la come dire, è la religione della libertà per antonomasia, come scrive San Giacomo Apostolo. Quindi figuriamoci se noi non possiamo. Allora, il problema è sono poi le eventuali esternazioni, ecco, di eventuali dissensi. Punto primo, se è il caso o non è il caso di farle. Punto secondo, come farle. Punto terzo, noi dobbiamo sempre concedere al nostro prossimo, quando ci troviamo dinanzi ad un fatto che potrebbe avere varie significazioni, questo è un principio generale, ecco, della vita interiore, noi dobbiamo sempre concedere la buona interpretazione, quindi la buona lettura, non la peggiore, ma la migliore. È una forma, come dire, di carità. Poi, se ci fosse la peggiore, peggio di chi l'ha posta in essere, perché si può sfuggire al giudizio degli uomini, anzi, gli uomini devono dare, adesso se volete vi faccio un esempio vero dei padri del deserto, devono dare l'interpretazione in bonum, ma state quello che se è in malum poi ci penserà nostro Signore a far correre chi ha fatto una cosa di questo genere. Quindi è chiaro che, cioè, noi, il nostro pensiero, scusate, nessuno può entrare a imporre il pensiero sul prossimo, uno può tranquillamente avere delle riserve su tante situazioni, ma però bisogna vedere la gestione di questa propria personale convinzione, ecco, perché sulla gestione di queste personali convinzioni oggi sarebbe molto da discutere, d'accordo? Molto, perché le forme con cui vengono poi esternate e le modalità, insomma, sono spesso e volentieri sarebbe molto da dire, insomma, no? Ecco, quindi con queste precisazioni spero di essere stato chiaro. Sonia Greco dice: Don Dolindo mi pare baciasse le mani a chi lo umiliava. Non lo ricordo, ma non me lo metterei assolutamente in dubbio, perché Sonia Greco scrive anche: buonasera, è vero che bisogna inginocchiarsi all'Agnus Dei? Non è vero, però sta scritto nell'ordinamento generale del Messale Romano, perché attualmente durante la liturgia eucaristica lo stare in ginocchio è prescritto, quindi prescritto come obbligatorio, quindi non facoltativo, dall'epiclesi, cioè da quando il sacerdote stende le mani sulle offerte, fino al mistero della fede. Però c'è scritto che se ci sono delle circostanze di luogo, di persone che conservano il lodevole uso antico di stare a ginocchio per tutta la preghiera eucaristica, cioè dal Sanctus fino al mistero della fede, mettersi in ginocchio prima e dopo la comunione, questa usanza va lodevolmente conservata. Quindi non è obbligatorio, ma se qualcuno lo fa,
Nessuno può dire non farlo perché negli orientamenti stessi sta scritto che è cosa buona farlo. Salve a tutti, la mia benedizione, ci vediamo lunedì prossimo. Ave Maria.